Ciao, io sono Ciao. Jasmine. Hey, welcome to Vogue. Una cosa leggera come un milione di subscribers. If Diletta scares me the fuck in the 24 hours that she's here, I swear to God. Yo crazy people, bentornati sul mio canale. Il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Il mio tempo a Roma è finito, voglio tornare a Milano, quindi let's go. Dopo che sono tornata da Parigi mi mancava un sacco vloggare. Avevo proprio bisogno di quella spinta e carica di energia nel vedere un altro scenario al di fuori di Roma. E proprio per questa ragione ho detto: sai cosa, è da un po' che non torno a Milano, quindi perché non andare a Milano? Mi manca Milano, mi manca la mia nordicità. Devo tornare in contatto con le mie radici nordiche. Avete visto anche voi tra le stories o whatever i video comunque che ho pubblicato su questo canale, sono sempre stati fatti in questa camera. Non mi sono mossa se non per Parigi, visto che avevo un po' di cose da fare in quel di Milano, sia per questioni di business and pleasure. Mi sembra di ritornare a casa in un qualche modo, perché è veramente da tanto tempo che non ci torno. Vedrò un sacco di persone, vedrò le mie besties. Io adesso mi preparo la valigia. I have to. Facciamo partire l'intro e andiamoci a godere questo weekend a Milano. Let's go. So this is my outfit. Diciamo che sono sempre vestita uguale, però ho questi pantaloni nuovi di Zara, very cute. Andiamo a Milano. A Milano, raga, sono qua con Francesco. Sono tornata a Milano. Milano è stato il background di non so quanti video su questo canale. È stato il background della mia vita universitaria. Io pensavo di portare il sole e chiaramente non potevo farmi un'esperienza nordica senza le nuvole. Inizi questo weekend milanese. Welcome to Vogue. Ho chiesto a Fra di farmi la videomaker e siamo quasi in Avigli e stavo diventando molto romantica, malinconica, perché quanti mental breakdown guardando questo naviglio, quanti pensieri. Milano è stata casa mia per 3 anni, la città di svolta. Allora è stato un movimento, yes, un nuovo videomaker. Sono molto contenta di essere qua. Ogni 3x2 sono qua. Ciao, mio Dio. A ottobre faccio 2 anni a Roma. What the fuck. Welcome to MTV Cribs, come with me. In the mirror today when I was taking a shower, I said, if Diletta scares me the fuck in the 24 hours that she's here, I swear to God, I will hit a bitch. That is what I said. And so you haven't so far. Sono nella modalità risotto. I am back with my girl, beautiful baby, and I'm so happy. Sto facendo il risotto e la Mel sta grattando the fromage. Big goods for big cheese. Siamo tornate. Ho imparato a dire bitch così tanto per colpa sua. Sappiate che è lei la madrina di tutto questo. Poi possiamo parlare di Central Perk over there. We are drinking wine, just really hoping that my ship doesn't get broken. Il canale YouTube in qualche modo ci ha visto crescere. Che carina questa cosa. Quindi siamo partite da students together and we're becoming women together. I am strong, I am invincible. Quando io e la Mel facevamo i video insieme, ci chiedevate spesso come io e lei comunicavamo, no? E la nostra, me ne sono accorta adesso nelle ultime 2 ore che abbiamo parlato. Last time that we saw each other was in June. E lei comunichiamo in un modo strano, perché metà delle nostre conversazioni sono metà in italiano, metà in inglese. Oh my god, vicino ai navigli in porta. Ah, il 24 maggio. Esatto. Oddio che bello. È sale. The caramel macchiato. In the coffee place that doesn't exist anymore. Esatto, non esiste più. Oltretutto, dopo così tanto tempo che sono stata single, non potresti essere più italiana di così, Mel. Short interview. Allora, Mel, come stai? Bene. Tu come stai? Wait, I have already a piece for you that I can no longer grattare. Great. Yeah. Ho imparato una nuova. Oddio, che brutta imparatura. Ciao ragazzi, siamo tornate io e la Mel. Parliamo della cover della Mel con il... Is that what it is? It's not really a door handle because it's like a door frame. Yeah. Tu adesso vivi dove? Milano. E tu? A Roma. Giusto. Vogliamo farvi vedere che siamo insieme, perché la maggior parte dei commenti on YouTube are like, are they still friends? Are you and Mel still friends? You guys
hate each other? Do you hate each other? No. Siamo besties and we really love each other. It was very awkward. È il primo kiss che ci dà on camera. Ci dico risotto maker. Well, risotto regina. Risotto regini. I'm just a formaggio schiava. Crazy people che ti seguono. Tu avevi iniziato come studentessa a Milano. È vero. E adesso sai, you're a business bitch. You're a working lady. Oh my god. Basically. Yeah, bad bitches rock. Who cried the world? Girls. I finished this piece and then we good to go. Yeah, we Gucci. We Gucci, bitch. Con l'unghietto. Ma sentite com'è milanese. Quindi nostra Leila. Abbiamo fatto praticamente un aperitivo. I had to make the risotto. Because I promised. Mi sono pure portata lo zafferano da Roma perché ce l'avevo pronto. Hai capito che carino. Hell yeah. Ok. Vi faccio vedere the final product. Yes, bitch. Fai il risotto. Noi ci siamo viste un film questa sera. Abbiamo visto A Weekend Away con Leighton Mister, la nostra Blair freaking Waldorf. Sapete che nei miei video cerco sempre di dare un po' delle pillole di consapevolezza. E il fatto di essere comunque a Milano, di avere una sorella, che la Mel è mia sorella, cioè abbiamo vissuto insieme. E anche nei video si vede, cioè siamo proprio cresciute together. Il fatto di essere comunque in un'altra città, completamente lontana sia da Verona che da Roma, ed essere a casa, ad essere con persone che ti vogliono bene, mi sento molto bene, molto fortunata. E con questa pillola di saggezza io vi mando la buonanotte, perché sono morta. Hi everyone, sono andata via da casa della Mel e sono in un'altra casa perché praticamente sto vagando in giro per Milano, mi ospitano persone. Però sono molto emozionata perché, per magari chi è fan, non questa parte, però anzi voglio dare uno spoiler, un po' il background, perché secondo me chi è fan capisce dal background dove sono. Sono con una persona, una lovely lady, che si sente. Ho un background del genere. Per chi è fan potete vedere insomma qua un po' di little spoilers, magari vi faccio pure vedere il nome. Abbiamo una cosa leggera. Era come 1 milione di subscribers. Ti sto spoilerando dal riflesso. E sono insieme a Danna. Finalmente. Lei tra l'altro abbiamo fatto, cioè se andate sul mio profilo, sul suo, abbiamo fatto tipo un sacco di dirette insieme. E ve le consiglio perché lei ha raccontato una delle storie più divertenti della mia vita. Ci siamo viste oggi per intanto conoscerci finalmente, perché ci conosciamo da un anno e mezzo su internet. Tra l'altro noi l'anno scorso abbiamo passato tutta la notte degli Oscar e la mattina fino alle 5 insieme virtualmente, perché l'abbiamo commentato together, perché lei è proprio la classica a cui mi appoggio per parlare di serie TV, di film, anche perché presentati, oh mio Dio, chi sei? Perché lei fa parte di una famiglia molto grande su YouTube. Salve a tutti, io sono Anna e faccio parte di un collettivo, che si chiama Nirchiop. Siamo su YouTube da 13 anni, adesso conta oltre 1 milione di iscritti su YouTube. The dream. Oggi però siamo qui con diretta, non in veste di gruppi, di YouTuber, eccetera. Siamo qui per... Allora, siamo qui io e lei, io non so se lo possiamo già dire. Tecnicamente no, però abbiamo un progetto insieme. Esatto, abbiamo un progetto insieme. Diciamo che stiamo preparando dei contenuti insieme che vedrete, esatto. Che vedrete presto. There we go, quindi dateci il tempo di mangiare e poi vi facciamo vedere cosa combiniamo. Bye. Sul pezzo. Puoi vedere, ti illustro le nostre. Sì, camere. Presentiamo gli altri Nirchiops. Stiamo impazzendo. Abbiamo sonno. Io sono arrivato al terzo caffè, ne farei un altro. Avere amici TikTokers. Vi presento i miei amici. Ciao, io sono Ciao. Jasmine. Ciao amici del tubo di Didi. Io sono Jasmine. I miei amici di Zangare. È già diventata international. Se volete, Jasmine. Poi abbiamo my husband. Vabbè, ma noi ormai qua. Noi ormai, vabbè, ciao. Mi chiamo Martina, sarà futura Tiri. Ma davvero? Davvero? Sì, è vero. Tu bagno? Tu bene, grazie, tu? Tutto bene. Beh, cosa hai da dire oggi? Beh, io ho fatto la youtuber anche. Io cosa posso fare?
guarda. Scusa, cos'è che hai detto? Che hai fatto la YouTuber? Sì. Ah, ok. Cos'è quel poster là dietro? Che noi faremo il 28 maggio all'Auditorium della Conciliazione alle 21. Se non venite, cosa succede? Aiuto. Ragazzi, la trama è stupenda. C'è Leo, c'è Marti, c'è Matte, c'è Niki, c'è Miki, c'è Giada e poi c'è Didi. Che forse potrebbe fare anche qualcos'altro oltre che la... Non ti rubo la parte principale, ragazzina. Noi veramente vi aspettiamo, cioè, a Roma, amici. Vedrete queste persone, vedrete tutta questa gang. La vedrete soprattutto me. E le sue spaccate. E le mie spaccate. Venite a trovarci. Vi lascio il link diretto qua sotto perché siamo ufficialmente on ticket one. Grazie per averci seguito. Ti è piaciuto come fine? Sì. Quindi noi da questo... Vabbè, io me ne vado. Cioè, ciao raga, alla prossima.